Buongiorno, bellezze mie, da una Wendy ancora straallergica, credo che si senta. Ormai l'unica funzione che ha per me l'antistaminico è quella di farmi dormire. Questa mattina volevo fare i pancake con questa farina d'avena integrale bio. Le farine magiche. Per quanto riguarda le dosi, io vado molto ad occhio. Diciamo che questi sono i pancake a modo mio. Volevo aggiungere anche un pizzichino di sale. Questo qui, il sale rosa. Sale rosa dell'Himalaya, un pizzico. Finisco gli ultimi pancake, prepariamo un buon caffè, un cucchiaino di muscovado, zucchero di canna integrale, poca poca polvere di ginseng che dà sempre quella schiumetta che io adoro. E qui abbiamo le cialdine di caffè alla nocciola, non vedo l'ora di provarlo. Ecco la nostra cialdina. Ha un aroma pazzesco anche soltanto dalla bustina. Ma la meraviglia di questi pancake, guardate come sono venuti bene. Ho deciso di mettere questa confettura di albicocche light con qualche nocciola. Non so se si sposa bene l'accoppiata, ma volevo abbinare i pancake al caffè alla nocciola. La colazione è pronta. Si sentono gli uccellini. Sa veramente di nocciola. Buono. Che meraviglia! Io quando faccio colazione bene, sono la persona più felice del mondo e la mia giornata parte alla grande. Amore mio, amore, un bambino dolcissimo, amore mio. Adesso mamma ti le fa anche te una colazioncina, amore. Ovviamente ogni pasto, Giacomino è super presente, il mio bambino. Mi sa che è maldorecchio. Sì, vedi. Ma io lo so perché, un ventilatore. Amore mio. Si mette davanti per Stellina, testarlo. ci vivi quando poi ti fa male l'orecchino, amore. Oh, mannaggia. Quanto è dolce, no? Come sta sto rossetto di Chanel? Bello! E luce la labbra. Bello però, un bel rosa. Incendere, amore mio. Una lumina di fascinare. Non me l'aspettavo. L'accoppiata marmellata di albicocche con le nocciole non ci sta per niente male, anzi, devo dire che è proprio buona. Se ci mettevi la ricotta era meglio. Tu i pancake? E ce l'abbiamo? Sì, non l'ho vista. Ricotta e marmellata, la È morte sua. vero. E poi c'era anche quella specie di Philadelphia dolce Sì. alla vaniglia. Non ci ho pensato. Questi La prossima sono volta. buonissimi e strariusciti. Con la Philadelphia alla vaniglia ci voglio fare la cheesecake. Andiamoci a lavare. Non so quanti di voi sanno che io ho una vera e propria ossessione o mania, chiamiamola così, per i diari, le agende, tutto ciò che riguarda la cartoleria. Credo che settembre sia il mese perfetto per fare questo genere di scorte e rifornimenti, soprattutto per chi va a scuola o all'università. Io invece che lavoro utilizzo molto agende e planner per programmare appunto le giornate, le settimane, i vari impegni, eccetera. Ora vorrei mostrarvele un pochino più nel dettaglio e raga, ne ho talmente tante che il più delle volte che cosa succede? Non riesco a finirle.
Quindi ho un sacco di agende e planner praticamente mai cominciate, che però, raga, sicuramente utilizzerò, non mi importa se poi scade l'anno, io le utilizzo comunque. Anche come una sorta di relax, quindi come bullet journal, eccetera. Questo è un planner 2024-2025. Adoro questa cosa che qui nella pagina iniziale c'è questa tasca per poter mettere delle cose. Anche qui, altra tasca. Qui ho messo degli adesivi per abbellire il tutto. Qui ci sono proprio gli adesivi, che fanno parte del planner. Poi abbiamo il calendario 2024-2025, la sezione dedicata ai compleanni e tutti i vari mesi che però appunto non ho ancora riempito. Qui abbiamo settembre, vediamo se ho segnato qualcosa. Ecco sì, diciamo che ho scritto qualche impegno di questa giornata, tipo fare le foto per la carta d'identità, andare in comune per fare appunto la carta d'identità e poi oggi nel primo pomeriggio dovremmo truccare le ballerine della scuola di danza a teatro. Quindi abbiamo impegni della giornata, impegni lavorativi, eccetera. Questo più o meno l'utilizzo che io faccio dei planner. Questo invece è il wellness journal, ossia il diario del benessere, chiamiamolo così. Ecco, ci sono delle cose un po' vecchiotte, tipo questa risale al 2022, 2023, ovviamente non sono assidua, però è una sorta di diario della gratitudine in cui ci chiede di inserire la data, quante ore di sonno abbiamo dormito, il pensiero positivo del giorno, delle note, quanta acqua abbiamo bevuto, se abbiamo consumato frutta e verdura, se abbiamo preso delle vitamine, se abbiamo fatto esercizio fisico, eccetera, e poi una riflessione sulla giornata, appunto. La trovo una cosa veramente terapeutica, se devo dire la verità. Questo invece è il vero e proprio diario della gratitudine. Infatti la prima pagina dice: dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono gli affascinanti giardinieri che rendono la nostra anima un fiore. Questa frase è di Marcel Proust, stupenda. E poi ci chiede: sono grato per come posso rendere migliore questo giorno? Le affermazioni positive, io sono, le cose belle accadute durante la giornata e cosa potevo fare per migliorare ancora di più questa giornata. Ecco, raga, queste cose secondo me sono un esercizio stra efficace per iniziare ad avere un pensiero, un'ottica più positiva verso la vita. Questo invece è il classico bullet journal, mi piaceva da impazzire questo color verdino menta con tutti i dettagli in oro, qui c'è scritto bullet journal. Questo raga non l'ho proprio mai riempito, c'è un righello, è tutto stile molto tropical all'interno. Anche qui ci sono gli adesivi, le palme, adoro raga, tutto questo stile mi fa impazzire letteralmente. Tra l'altro vorrei iniziare a fare del lettering perché vorrei migliorare la mia scrittura. Ecco, qui ci sono tutte le pagine da decorare. Possiamo scrivere il mese, fare dei disegni, quello che sentiamo di fare. Anche qui lista delle cose da fare, compleanni, quello che vorrei, eccetera. E si presta benissimo, appunto, essendo un bullet journal, a fare disegni, cose molto creative perché vedete ci sono tutti questi puntini che sono classici dei bullet journals. Quindi possono fare scritte, disegni, eccetera. E proprio perché sono innamorata di questo colore verdino, pastello, sempre con i dettagli oro, ho preso anche un'agenda. Questa è dell'anno scorso perché è 2023-2024. Come potete notare, anche questa nuova, raga, ma non importa, ripeto, anche se poi scade l'anno, io comunque le utilizzo per qualcosa perché sarebbe uno spreco totale non utilizzare queste agende. Il problema è che ne acquisto troppe. E non faccio mai in tempo a consumarle. Questa mi pare che è un'agenda, ma non mi vorrei sbagliare, raga. Anche qui ha le tasche. Questa cosa che queste agende hanno le tasche mi fanno veramente impazzire, le adoro. Oh, che carino! Qua avevo disegnato un avocado con scritto Wendy. Questo è un altro planner, uno dei tanti che non ho mai utilizzato. Adoro questo stile tropical. Infatti, ho anche l'astuccio uguale. Mi pare che l'anno scorso avevo preso anche uno zaino che però poi ho distrutto, quindi non ce l'ho più. E una cosa che ho notato, raga, delle nuove generazioni è che avendo il registro elettronico, la maggior parte non comprano il diario. A me dispiace un sacco di questa cosa perché
È vero che i tempi sono cambiati, adesso è tutto online, è tutto elettronico, eccetera, però io sono un amante del cartaceo, quindi questa cosa che non va più di moda il diario mi dispiace un sacco, tant'è che, come potete vedere, non sono più una studentessa, ma continuo imperterrita a comprare diari, agende, eccetera. Questo, raga, color crema con sopra la pina dorata, cioè mi dà troppo vibes di diario stile Bridgerton scritto con la piuma, col calamaio, cioè tipo Lady Whistledown che scrive il suo diario, cioè qualcosa di spettacolare. Dentro, infatti, ho messo l'adesivo con l'ape proprio per richiamare questo stile romantico. Altro diario preso l'anno scorso, 2023-2024, questo è fatto tipo di vellutino, color ottanio con tutte le palmette dorate, alle pagine interne tutte dorate, cioè stupendo. Interni, edizione San Valentino con le penne abbinate, nuovi notebook completamente nuovi, ma quest'anno sicuramente verranno utilizzati. Planner rosa, altro planner rosa, agenda per numeri telefonici tipo rubrica. L'agenda per i risparmi, questa è strautile, raga, non avete idea? Qui scrivete il budget, le entrate, le uscite, potete mettere da parte i soldi e tutti gli utilizzi che ne volete fare per la casa, per la salute, per lo shopping, per le cene, per i regali, per la macchina. Insomma, poi dietro ci sono tutti gli adesivi che vi permettono appunto di mettere le etichette sui vari foglietti e mettere via i soldini. Strautile per risparmiare, ma anche per conteggiare ciò che entra e ciò che esce. Questo recente è stato questo quadernone, c'è scritto 2025, un'agenda planner della serie A voglia programmare robe. Per non parlare, raga, del mio amore per le penne, stessa cosa per gli evidenziatori. Il mio recente acquisto, pennarelli metallizzati a tipo un'iposca, sono stupendi. Infine, gli adesivi che, se come me amate bullet journals e agende varie, diciamo che ne fate buon uso perché ogni cosa che scrivete poi viene decorata con degli adesivi. Questi autunnali sono tutti molto particolari. Questi un po' romantici, antichi, li adoro. Cioè, io queste cose, raga, da quando sono bambina non sono mai cambiate. Diciamo che questo più o meno non è proprio tutto, ma ci tenevo a mostrarvi appunto i miei acquisti settembrini, chiamiamoli così, perché per me è il mese delle agende, dei colori, degli adesivi e del ricominciare a pianificare settimane, mesi, eccetera. Prima di prepararmi, volevo fare con voi questa maschera di Skin Bliss all'acido ialuronico con estratto di vaniglia. Wow! Dovete sapere che questo è uno dei miei colori preferiti. Il mio computer è proprio di questo colore. Ah, è congelata, però devo dire che mi fa strapiacere perché è arrivato il caldo. Infatti, non so se lo sentite di sottofondo, c'è un rumorino bianco, ossia il ventilatore. Mentre attendiamo il tempo di posa, devo preparare un po' di cosine. Un lampone, i mirtilli, una mora. Ecco qui la mia acqua detox per la giornata. Ora prepariamo insieme la borsa per il lavoro. All'interno mettiamo un cambio, questa praticamente, raga, è la divisa di oggi, jeans, e la maglietta con il logo della scuola di danza che andremo a truccare, Danza Amore. Pochette con tutti i trucchi che ci serviranno. Altra pochette con altri trucchi che non sono mai abbastanza. Acqua termale. La mia favolosa cintura con tutti i pennelli. Deodorante. Scarpe da ginnastica che ho messo in questa bustina di Shein. Infatti, quando faccio degli ordini su Shein, tengo sempre le loro bustine di plastica perché sono stracomode per portare nelle vostre trasferte le scarpe. Sono trascorsi 20 minuti.
far assorbire tutto il prodotto in eccesso utilizzo il mio rullo al quarzo rosa, vado con movimenti verso l'alto. Sta qui al centro. Siccome adesso in mattinata ho delle commissioni da fare, tra cui fare le foto per la carta d'identità perché mi è scaduta, avevo appunto intenzione di truccarmi in maniera decente. Non so per quale motivo, ma nelle foto dei documenti sembra che mi abbiano appena fatto una foto segnaletica per rinchiudermi proprio. Contouring con il mio bronzer di She Glam. E so che d'estate andrebbe fissato tutto con la cipria, ma io preferisco che rimanga tutto glowy. Non lo so, mi dà più una sensazione di idratazione, anche perché il fondotinta che utilizzo io è matte, quindi ha questa funzione di assorbire il sebo in eccesso. Punti luce con il mio Long Lasting di Astra. Sopracciglia con il gel di Essence, le pettiniamo, sfumaturina qui nella piega dell'occhio, eyeliner, mascara, vorrei che con il caldo mi colasse sull'occhiaia e dopo sì che sembro un panda, lip gloss volumizzante di Astra. Ok, il mio trucco basic un po' di tutti i giorni è fatto, ora passiamo all'outfit. Ho indossato questo toppino di Alcott e sopra questa tutina freschissima, un po' tropical, che non mi ricordo raga dove ho preso. Ci abbiniamo questo paio di occhiali, che fuori sicuramente ci serviranno. Come scarpe indosso queste décolleté rosa cipria, tutte sbrilluccicanti. E voilà! Ultimo dettaglio, ma non meno importante, il profumo. Oggi ho pensato di indossare questo latte profumato di Azafran, quindi è sempre un profumo arabo. La bottiglia è fatta così col tappo marmorizzato, sembra una colonna, è stupendo. Essendo un latte appunto persiste di più, rimane di più sulla pelle, è alcolico e questo ci permette anche di metterlo sui capelli. Perché no? Così lasciamo la scia. Come borsetta questa pochettina color panna un po' trapuntata e come dico sempre io, siamo pronti per conquistare il mondo. Let's go, venite con me. La prima tappa di questa giornata è un bel bar, perché anche se ho già fatto colazione, a metà mattinata ne devo fare assolutamente un'altra e poi non so se avrò il tempo per pranzare. Ho scelto Fortini Lab perché oltre ad essere esteticamente molto bello, e per me l'occhio vuole la sua parte, ha anche delle cose molto buone, come ad esempio questo tortino al pistacchio con granella che sto gustando e ovviamente un secondo caffè che è d'obbligo. Eccoci arrivati. Oddio, aspetta un attimo. Ma gli occhiali li devo togliere? Beh sì. Eh? Sì. Si schiatta dal caldo qua dentro. Ok, devo selezionare le robe qui. Stampiamo? Missione compiuta. Io mi auguro che non rimango così bianca. Dici che questa roba va bene per la carta d'identità, ma poi sembra che ho il caschetto. Non è terrificante questa fototessera. C'è fortuna che sarà minuscola. Sono arrivata 5 minuti in anticipo, ma tanto volano, quindi tra 5 minuti entriamo. Detto fatto,
Qui ho la mia carta d'identità che ritirerò tra una settimana. Tra l'altro è venuto un ragazzo a farsi rifare la carta d'identità semplicemente perché non gli entrava nel portafogli e ne voleva una di queste appunto elettroniche. Invece io adoro quella di carta, non c'è nulla da fare. Mi ha un po' spiazzata la domanda sulla donazione di organi, ma credo che ormai la facciano praticamente a tutti. L'ho dovuto aggiornare anche i dati, tant'è che mi hanno fatto misurare con il metro e praticamente sono 5 cm più bassa di quello che dovevo essere, ma quella carta d'identità l'ho fatta quando avevo 15 anni. Speranza era che crescessi, ma non sono più cresciuta e quindi risulto 1,62 m. Anche questa è andata, una cosa in meno da fare oggi. E si riparte, questa volta direzione teatro. Mi cambio e poi iniziamo subito a lavorare. Sono nel bagno del teatro. Non mi sono cambiata prima perché appunto avevo un sacco di giri da fare stamattina, ma è il momento di cambiarsi. D'estate il jeans è una delle cose più fastidiose da indossare, soprattutto se siete sudate, come nel mio caso, diventa una specie di tortura. Ora indosso anche le scarpe, mollettina, piccolo ritocchino al make-up. Così facciamo pandan con la maglietta, un tocco di strass. Let's go, si va al lavoro! Prima di iniziare ho assistito al riscaldamento e alle prove delle ballerine. L'atmosfera era emozionante, romantica, tra scarpette a punta e tutù rosa mi sono immersa in un sogno ad occhi aperti. Poi ci siamo spostate in camerino dove abbiamo iniziato a truccare e acconciare le giovani ballerine. Erano tese, emozionate, ma anche piene di passione per questa splendida disciplina. E dopo aver acconciato e truccato più di 30 ragazze, finalmente ci siamo concesse una pausa. Pausa lavoro! Guardate che meraviglia questa pericena! Ci voleva proprio visto che abbiamo saltato il pranzo. Cheers. Era straricco di cose, c'era un tagliere di salumi e formaggi, alcuni fritti, pizzette, tramezzini e ovviamente un buon prosecco ghiacciato. Dopodiché mi sono goduta l'intero spettacolo. Leggerezza, grazia, eleganza, è stato veramente emozionante. Stanca ma soddisfatta si torna a casa. Questo era il programma di stasera. Cioè, guardate che carini, mi hanno inserito nel loro programma. È stata veramente una giornata intensa, ricca di cose, ricca di emozioni. Una cosa che non vedo l'ora di fare assolutamente è struccarmi, farmi una bella doccia, mettere il pigiamino e andare a dormire. Sono veramente stanchissima, però mi ritengo strasoddisfatta di questa giornata e spero nel mio piccolo, nella mia quotidianità, di avervi fatto compagnia, strappato un sorriso. Ecco, questo è ciò che io spero sempre di fare attraverso i miei video, lasciarvi un po' di positività. Utilizzo queste salviettine struccanti sensitive, che sono quelle che mi sono portata a teatro, e non sono solita struccarmi con queste di solito, però tolgo il più grosso e poi vado a fare una bella skincare come si deve. Comunque devo dire che questa tinta labbra ha una tenuta pazzesca, perché
Cioè, è durata un sacco di ore, ancora qui, ho mangiato e bevuto, wow! Fatemi sapere ovviamente nei commenti qua sotto cosa ne pensate di questa giornata trascorsa insieme, se siete amanti del ballo o meno, se avete mai fatto danza in vita vostra, se avete fatto un qualsiasi sport, fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché sono curiosissima. La bella e la bestia. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video.